Ciao, qualche giorno fa tramite il mio blog, dondiego75.blogspot.it, mi è stata fatta una domanda semplicissima. Quale scale usi quando fai un solo nel rockabilly? Io chiaramente rispondo nella maniera più semplice possibile, come risponderebbero tutti i chitarristi, il 99% dei chitarristi. Uso le pentatoniche. L'unica differenza rispetto all'uso magari della pentatonica che si fa nel blues è che io il rockabilly, essendo un genere che altro non è che un miscuglio tra il blues e l'illybilly, il rock and roll e l'illybilly, quindi una matrice blues e una matrice nera, chiamiamola, una matrice country, quindi una matrice bianca, utilizza entrambe, nel suo linguaggio utilizza entrambe le scale, quindi la pentatonica minore e la pentatonica maggiore. Per praticità suonerò in tonalità di La, la pentatonica maggiore di La è questa. La, Si, Do diesis, Mi, Fa diesis. Quindi di nuovo La, Si, Do diesis, Mi, Fa diesis, La. Per renderla un po' più fluida, si usa aggiungere delle note di passaggio. Tra il Si e il Do diesis si mette il Do in mezzo, quindi questa acciaccatura qua. E tra il Mi e il Fa diesis si mette il Fa naturale, quindi la scala verrà fuori a questa maniera. La rifaccio. Questa è la scala pentatonica maggiore con delle variazioni in più, quindi magari da adesso in poi chiamiamola pentatonica country. La pentatonica minore penso che la conoscete tutti, altro non è che questa scala qui, è la scala più usata dai chitarristi. La, Do, Re, Mi, Sol. Quindi di nuovo La, Do, Re, Mi, Sol. Nel linguaggio blues questa scala la si esegue tirando leggermente il Do, quindi la terza minore, di un pochino, creando quella nota che non esiste tra il Do e il Do diesis. Questo è l'effetto. Ogni volta che la trovo nella scala, quindi qui là, qua e qua. È proprio bello poggiarci su questa nota. Anche nella pentatonica minore. Si mettono delle note di passaggio. La più comune è la prima delle blue note, che è quella tra il Re e il Mi, quindi questo è mezzo in Mi bemolle. La scala viene fuori così. Quindi questo è il suono finale. Oppure il Sol diesis, quindi tra la settima e l'ottava. La scala finale verrebbe a questa maniera. No? Un esercizio simpatico per mischiare le due scale, per creare delle sonorità utilizzando entrambe le scale, è scendere con una e risalire con l'altra. Quindi, per esempio, il senso dalle note basse alle note alte lo faccio utilizzando la pentatonica maggiore. Il ritorno. Quindi farò così. Già
Già, è un suono abbastanza rockabilly perché comunque mischio entrambe le sonorità. Più avanti introdurrò il concetto di tensione e di relax. Entrambe le scale creano un mood diverso. Facciamo il discorso al contrario. Scendiamo con la pentatonica minore e risaliamo con la pentatonica maggiore. Quindi facendo così. Un fraseggio potrebbe essere così. Chiaramente questo è molto accademico perché altro non è che la scala suonata in maniera quasi lineare, nota per nota. Quindi scendo con la maggiore, salgo con la minore. Scendo con la minore. Sono risalito con la pentatonica maggiore. Intanto prendete confidenza con queste due scale. Ciao, buon divertimento.